Desideri aprire e gestire un ristorante di successo? Scopri in questo video cosa fare. Ciao, sono Paola Imparato, esperta di hospitality management e business coach per manager e imprenditori. E in questo video capiremo cosa fare per aprire e gestire un ristorante di successo, anche se non hai molta esperienza in questo settore. Poi, se hai delle domande, non esitare a scrivermi nei commenti sotto il video. Ti risponderò con piacere sia per iscritto sia live su YouTube. Quindi, per esserci anche tu, iscriviti al mio canale e attiva le notifiche. Da quasi 20 anni seguo gli hotel, i ristoranti e le caffetterie, rivolgendomi a tutti coloro che sono interessati al nuovo e moderno management del settore Horeca. In pratica, a chi nel gestire un food and beverage department, un bar o un hotel desidera conseguire livelli di profitto alti e vuole comprendere cosa fare e come farlo. E se sei qui, suppongo che rientri in questa categoria. Partirò con elencarti 4 dei principali problemi che da anni riscontro nella ristorazione italiana. E quindi se vuoi avere successo, vediamo cosa non devi fare. Innanzitutto, il gestore di un ristorante, che sia nuovo del mestiere o meno, non sempre riconosce la sua reale e personale posizione aziendale, il suo ruolo e le sue mansioni. Sappi, chi gestisce un esercizio pubblico oggi è un manager a tutti gli effetti, è un leader, un responsabile del cliente, un cost controller, un analista e un uomo di marketing. Quindi, se vuoi che le cose girino per il verso giusto, è necessario che tu sia consapevole che incarni tutte queste posizioni e lavori per svolgerle al meglio. Il secondo problema, ma non per importanza, è che sempre di più la ristorazione che seguo ha la radicata convinzione che se le vendite non si sviluppano come un tempo, è colpa di ciò che accade fuori dalla propria azienda e che quindi non possa dipendere da ciò che internamente viene fatto o si propone al cliente. Ci si mette in discussione sempre molto poco, quindi. Pertanto, analizza sempre l'andamento della tua azienda come se fosse quella di un altro, in maniera neutra, come se fossi un suo consulente. Ti accorgerai di tante più cose, ti assicuro. Il terzo tasto dolente è il poco o nullo riconoscimento dell'importanza della figura del cameriere, cioè l'interfaccia che il cliente ha con la tua azienda. Da sempre definisco il cameriere come un consulente di sala, ma da qualche tempo ritengo che sia un vero e proprio guest manager. Durante la permanenza nel tuo ristorante, il cliente ha diversi punti di contatto, per esempio il menù, il layout, il personale, che lo convincono che la scelta che ha fatto è proprio quella giusta. Indubbiamente però il punto di contatto più importante è il cameriere. Oggi il cameriere rappresenta più vesti, è un tecnico, un consulente e un venditore sia dell'immagine del locale sia dei piatti del tuo menù. Per persuadere i tuoi clienti a scegliere determinati piatti, quelli da spingere per intenderci, sono certa che anche tu solleciti i tuoi camerieri a dare ai tuoi clienti dei suggerimenti che in gergo si definiscono suggestivi. Affinché un cameriere utilizzi professionalmente queste tecniche di vendita è necessario che conosca bene, molto bene, il tuo menù. Non limitarti quindi a far assaggiare il piatto, ma parlane assolutamente con lui, capisci le emozioni quando lo mangia. Solo così, quando arriverà dal cliente, riuscirà quasi a fargli pregustare il tuo prelibato piatto, prima ancora che arrivi in tavola, un po' come le vetrine di una pasticceria. Come suggerisco sempre durante il mio corso tecniche di vendita specifiche per camerieri, i suggerimenti devono presentarsi come autentici. Quindi falli allenare. Il quarto e ultimo punto è la smania di vendere di più e a chiunque. Nel mio libro Strategie di vendita per un ristorante di successo, questo argomento viene ben sviscerato, te l'assicuro. Il libro fa notare che efficienti strategie di vendita di un ristorante di solito comprendono una combinazione di diverse tecniche che possono proprio variare e molto in base alla posizione del tuo ristorante, alla tua idea di ristorazione, ai tuoi valori e alla tua cultura aziendale. Quindi vendere di più e a qualunque costo non è detto che ti porti nel tempo dei buoni risultati. Cerca di capire la tua identità e attira i clienti che realmente possono essere soddisfatti dal tuo prodotto.
Se vuoi aumentare il numero dei tuoi clienti e vuoi farlo in maniera professionale, attivati con il Restaurant Revenue Management. Il Restaurant Revenue Management è la rivoluzione del marketing per la ristorazione. È un processo che mira a vendere il posto a sedere al giusto cliente, nel momento giusto, per la giusta durata e al giusto prezzo. Questa è la frase con cui solitamente esordisco ai miei corsi di Restaurant Revenue Management. Però viene spesso accolta con scetticismo. In particolare mi chiedono: ma com'è possibile riuscire in tutto questo? La mia risposta è sempre la stessa. Tutto è entrare nell'ottica che chi ha un ristorante gestisce un prodotto duttile, se naturalmente strategicamente lo riterrai tale. Su questo argomento ho molta esperienza e anche teoria da raccontarti, per cui produrrò diversi video che posterò solo per coloro che fanno parte della mia community. Allora cosa aspetti? Iscriviti anche tu. Bene, se gestisci un locale o un hotel, oppure intendi aprirne uno e in virtù della mia quasi ventennale esperienza volessi un mio consiglio su come avere successo con la tua attività, non esitare a contattarmi attraverso il link sottostante che troverai nella descrizione del video. Poi, se hai delle domande, non esitare a scrivermi nei commenti sotto il video. Ti risponderò con piacere sia per iscritto sia live su YouTube. Quindi, per esserci anche tu, iscriviti al mio canale e attiva le notifiche. Inoltre, sappi che dall'inizio del 2020 creerò una community di miei fedeli e fedelissimi, dove posterò video esclusivi sul Food and Beverage Cost Control, sul Revenue Management, sia ristorativo che alberghiero, sul web marketing specifico per il settore e tanto altro. Se riuscirai a far parte della mia community, nell'anno indirò un concorso per la partecipazione gratuita ad un webinar one to one con me, per confrontarti sulla gestione del tuo locale o del tuo albergo. Perciò cosa aspetti? Iscriviti al mio canale. Buona giornata. Desideri aprire e gestire un ristorante di successo?